che abbiamo messo in piedi assieme a Silvia Napolitano, a Saverio, su un'idea di Luca Barbareschi, che oggi è impegnato su un set e non è potuto venire. E aveva raggiunto il pubblico, è stato quando in un negozio di colori il proprietario con cui avevo attaccato discorso, sapendo che avevo scritto Olivetti, mi ha detto: mi ha aiutato a pensare. Ecco, questo è stato il miglior complimento possibile. E per una volta, grazie all'intuizione di Rai Fiction, la televisione ha scavalcato il cinema, perché il cinema italiano non è riuscito a raccontare Olivetti, e la Rai sì. Io direi di lasciare qui Tinni perché sì, ne avrà ancora per parecchio. La seconda fiction premiata è Anna Karenina. Questa è la motivazione. Per l'estrema fedeltà al testo di Tolstoi e per aver trasmesso con arte una profonda riflessione sul senso della vita, le realtà più semplici, la famiglia, i bambini, il lavoro, sono quelle che possono gettare una luce di felicità nella nostra esistenza. Riceve il premio Conchiglia del Moige la miniserie Anna Karenina, trasmessa su Rai 1, ritira il premio il direttore Eleonora Andreatta e Giovanni Capetta, capo progetto editoriale della miniserie. Allora, ci spiega un po' come è nata l'idea di Anna Karenina e non c'era paura dei tanti prodotti già cinematografici che erano già stati in passato? Beh, no, c'era più entusiasmo che paura, perché con Anna Karenina sapevamo di affrontare una sfida difficile ma fondamentale, e qui fra di noi mi sembra di non dover difendere Tolstoi e questo romanzo, ma anzi di poter dire quanto fosse entusiasmante riuscire a scavare nelle 2 ore che avevamo a disposizione per riuscire a raccontare un romanzo che è stato raccontato tante volte invece, a differenza di Olivetti, nel cinema, ma che non aveva ancora, secondo noi, sviluppato tutte le sue potenzialità, proprio anche nella dimensione del raccontare la famiglia e le famiglie di cui questo romanzo parla, nelle loro grandi diversità. Quindi è stato difficile ma entusiasmante. Ovviamente ringrazio Rai Fiction, ringrazio Tinni che ci sostiene sempre con passione, ma anche i produttori che ovviamente oggi non hanno potuto essere qui e si scusano di questo, Luca Matilde Bernabei, lo sceneggiatore Francesco Arlanc, che non è romano e quindi non è riuscito nella trasferta, e il regista Christian Duguay, che è ancora più lontano perché è straniero. Grazie a tutti. Grazie a lei. Il premio è stato consegnato dalla famiglia Contino con papà Filadelfio, mamma Roberta, Gianmarco e Flavia. Qual è la prossima? Ed eccoci alla terza fiction premiata, che lasciamo è la suspense, un attimo. Vi lascio la suspense. Allora, per la poetica adottata nel trattare il tema del dolore, ancora più drammatico quando colpisce i giovani con un'apertura alla speranza che ha commosso il pubblico. Riceve il premio Conchiglia del Moige la miniserie Braccialetti Rossi, trasmessa da Rai 1. Ritira il premio il direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta e il regista Giacomo Campiotti. Consegna il premio alla famiglia D'Amico con papà Luigi, mamma Laura, Stefano e Francesca. Grazie. È stato difficile gestire tanti ragazzi su un set così complicato e in una storia così commovente che siete riusciti a rendere al massimo, con un coinvolgimento ma senza impietosire? Beh, sì, è stato difficile ma anche molto bello. E come tecnica che abbiamo adottato è stato quello di fare noi per primi quello che abbiamo raccontato nel film.
Cioè, abbiamo fatto gruppo. I ragazzi che avevamo scelto sono venuti alcuni giorni prima sul set e abbiamo iniziato quello che era che doveva essere un grande gioco e che sarebbe stato anche molto lungo e impegnativo per loro. E abbiamo deciso delle regole e abbiamo poi fatto veramente gruppo. E quello che è successo dopo è stato che abbiamo passato diverse settimane insieme in maniera veramente felice, incredibile. Dovevamo dei momenti solo per noi, io con loro, facevamo il fuoco la notte dove ognuno poteva raccontare, scrivere i problemi che aveva avuto, poi li bruciavamo nel fuoco, questi bigliettini magici. Abbiamo, insomma, e la cosa bella è stata appunto che è stato tutto molto armonico. Noi tra l'altro non ci aspettavamo forse questo successo, ma abbiamo cercato poi di prendere già nel nostro lavoro, nell'impegno, anche i ragazzi, di godere di quello che facevamo. Ecco. Allora aspettiamo la seconda serie che dovrebbe essere girata fra poco, a luglio, vero? Sì. Ne approfitto per ringraziare Tinni e la RAI, appunto, così, che hanno avuto il coraggio di portare in televisione una storia che veramente tutti pensiamo sia molto originale, nuova e necessaria. Grazie. Grazie a voi. E siamo alla quarta fiction premiata. Allora, che è... facciamo riposare un attimino Eleonora Andreatta, se vuole accomodarsi. E proseguiamo per la raffinata drammaturgia della serie inglese, che si ispira al dramma dell'esistenza umana, sempre in bilico tra felicità e perdita, per la capacità di esprimere bellezza nella cura della casa, dei pasti, del vestire, del relazionarsi con il prossimo con lealtà e senso dell'onore. Riceve il premio Conchiglia del Moige la serie Downton Abbey, trasmessa da Rete 4. Ritira il premio Cristina Veterano, responsabile del prodotto Downton Abbey per Rete 4 e anche per channel manager di Top Crime. E consegna il premio alla famiglia Pardi con papà Guglielmo, mamma Lucia, Francesca e Chiara. Grazie, grazie mille. Grazie anche. Aspettiamo la quarta serie che dovrebbe andare in onda verso novembre. Verso novembre, sì. Volevo... con valori sempre relativi alla famiglia e soprattutto a una televisione di qualità. E Downton Abbey è davvero una televisione di qualità molto raffinata, molto elegante, con dei valori che veramente bisogna scoprire. Quello che mi dispiace, lo dico sinceramente, è che ha avuto un enorme successo in tutto il mondo, in Italia un po' meno. Speriamo nella quarta serie. Nella quarta serie. Sì. Speriamo anche di vederci ancora l'anno prossimo. Andiamo avanti, suspense allora, anche per la prossima fiction. Ebbene sì. Allora, per il tono garbato con il quale ha raccontato, con lo stile della soap opera, la storia di un grande travagliato amore nella Spagna a cavallo tra 800 e 900. Riceve il premio Conchiglia Moige la soap. Il segreto, trasmessa da Canale 5. Ritira il premio il vice direttore di Canale 5 Marco Costa. Il responsabile della soap per Canale 5, Giacomo Levi, consegna il premio la famiglia Azzone. Beh, intanto grazie mille, è difficile sempre trasmettere 5.000 ore di televisione al mese, cercando di trasmetterle in una maniera congeniale, educativa, e anche un po' formativa forse, soprattutto poi per un canale come Canale 5 che si rivolge alle famiglie, si rivolge ai ragazzi, si rivolge agli adulti. Noi ringraziamo il Moige perché diciamo che fa proprio la parte del genitore, a volte severo, a volte morbido, e ci aiuta anche in questa ricerca nel cercare di fare sempre di più una buona televisione, a volte un po' ci sgrida, a volte un po' ci riprende, oggi ci premia, quindi doppio grazie e speriamo che questo sia soprattutto un punto di partenza per poter continuare su una strada utile a noi, al nostro pubblico e ovviamente anche a chi ci segue. Non so se tu intanto già... il segreto continuerà per tutta l'estate, giusto? Il segreto continuerà per tutta l'estate, continuerà anche la prossima stagione, in daytime, in prime time, per fortuna è un grossissimo successo, ci sta dando molta soddisfazione, per cui...
Diciamo che cercheremo anche di lavorare sul segreto in una maniera più adatta al nostro pubblico, sull'edizione italiana, sul doppiaggio, per cui cercando di attenerci con scrupolo alla struttura narrativa, ma anche cercando di mantenere una linea editoriale il più pulita possibile, il più adatta possibile al pubblico che ci guarda, sia in daytime, quindi in fascia protetta, e sia in prime time. Grazie. Grazie. Allora, adesso richiamiamo Eleonora. Dunque, per aver raccontato, ispirandosi a un fatto vero, come attraverso la passione per lo sport, il protagonista abbia salvato tanti ragazzi dalla micidiale influenza della camorra, pronta a farne dei gangster, da arruolare nel proprio esercito. Riceve il premio con Chiglia Moige, il film TV... L'oro di Scampia, trasmesso da Rai 1. Ritira il premio il direttore di Refiction Eleonora Andreatta e lo sceneggiatore Paolo Logli. Consegna il premio la famiglia Contino. E credo che abbia un messaggio per noi, vero? Prego, lascio spazio al cinema. Ho bisogno però di qualcuno che mi... Beppe, che è sul set in questo momento fuori dall'Italia, ha voluto esserci comunque e mi ha mandato una lettera che vi leggo. Sono onorato di ricevere il vostro riconoscimento e fiero del fatto che a ritirarlo sia un autore, un ruolo fondamentale per il mio mestiere e per la comunicazione dei valori in generale. La vostra attenzione ai miei racconti mi gratifica e mi stimola sempre di più a raccontare storie di valore civile, utilizzando un codice adatto a tutti, senza dimenticare l'importanza della narrazione, perché non è facile raccontare storie dure e crude come l'oro di Scampia, senza rischiare di scivolare nel buonismo. Il dovere di chi narra allora è dire la verità, ma a volte essere pronti a sfidarla anche con la forza. Il nostro obiettivo non è impressionare, ma emozionare. E per me più di tutto varrà sempre l'emozione. Grazie a tutte le famiglie che mi hanno dato fiducia in tutti questi anni di televisione, spero di non deludervi mai. Questo era il messaggio di Beppe. Io volevo solo dire intanto grazie ad Eleonora, perché è stato un interlocutore fondamentale per questo lavoro che è stato difficilissimo. Grazie al mio co-sceneggiatore che è Alessandro Pondi e al regista Marco Montecorvo. Abbiamo pensato che a Scampia si potesse anche raccontare una possibilità invece che un vicolo cieco. E voglio solo raccontare una piccola cosa che è successa sul set. Si è avvicinata una signora anziana e ci ha detto: per favore, per una volta, parlate bene di noi. E questo per noi è fondamentale. Grazie mille. Allora. Prossima fiction, ancora Rai 1. No, Andreatta ancora qui. Ancora Rai 1. Allora, per aver ricordato la passione pedagogica del maestro Manzi, che dopo essersi occupato di istruire i ragazzi del carcere minorile, inaugurò il primo programma televisivo per combattere l'analfabetismo, dilagante in Italia nel secondo dopoguerra. Riceve il premio Conchiglia del Moige, la fiction Non è mai troppo tardi, trasmessa da Rai 1. Ritirano il premio il direttore dei fiction Rai, Eleonora Andreatta, e il regista Giacomo Campiotti. Consegna il premio la famiglia D'Amico. Abbiamo parlato di modelli, è chiaro che quello del maestro Manzi, che è un progetto che Rai Fiction aveva messo in cantiere già anni fa e che è cresciuto poco a poco, era un progetto per la Rai particolarmente importante. La vita del maestro Manzi è stata una vita complessa. Mi piace aver raccontato anche la parte meno nota, quella che riguarda il suo insegnamento in un carcere minorile, perché la speranza che lui ha dato a tutti gli italiani tramite l'istruzione l'aveva data prima a dei ragazzi, sempre considerando che ci possa essere una seconda opportunità. L'importanza di queste fiction, Tinni, è che per la prima volta noi
assistiamo alla vita vera di protagonisti del nostro passato, del nostro anche passato prossimo in effetti. Quindi sono dei biopic, delle biografie che vengono anche trasmesse ai giovani. Quindi il messaggio che si dà è proprio quello di trasmettere valori di personaggi del passato alle generazioni di oggi e quindi alla famiglia, giusto? Sì, assolutamente, nel senso che il nostro sguardo è quello rispetto al passato, ma non per raccontare una storia che è finita, ma che può continuare a vivere nell'oggi e soprattutto quindi per chi non l'ha vissuta e per chi è oggi giovane. Grazie. Sì, questo vale ancora di più quando parliamo della scuola, no? Con tutti i problemi che oggi ha. Infatti l'enfasi che abbiamo cercato di mettere nel film, insieme al produttore Angelo Barbagallo e agli sceneggiatori Fava e Zappelli e a Tinni e il suo team, è stato proprio quello di, al di là di raccontare la storia di un grande personaggio, è comunque mandare un messaggio all'oggi, raccontare quanto sia importante che anche la scuola, no, riesca nella sua opera di educazione. L'unica cosa che vorrei ricordare è, comunque al di là delle situazioni, dei problemi che ci possono essere, grandi e piccoli, contro cui è giusto combattere, il maestro Manzi è riuscito anche da solo, in una situazione difficilissima, come nel carcere, dove lui era l'unico insegnante di 90 ragazzini, in uno solo stanzone, senza quaderni, senza penne, è riuscito a fare il suo lavoro di educatore, in una maniera talmente forte che poi dopo nel futuro soltanto due ragazzi sono ritornati in carcere. Ecco, quindi ci ricorda che comunque anche in mezzo alla difficoltà ognuno di noi ha una grande possibilità di fare il proprio dovere e di riuscire a cambiare il mondo. Ecco. Grazie. Ancora qui. L'ultima. La signora Andreatta ancora qui. Prossima fiction. Per aver raccontato con la poetica di un grande maestro del cinema la storia di un matrimonio che dura nel tempo nonostante le difficoltà, le crisi personali ed epocali. Riceve il premio Conchiglia del Moige la serie TV Un matrimonio di Pupi Avati, trasmessa da Rai 1. Ritirano il premio il direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta, il regista Pupi Avati con Antonio Avati, produttore della Duea Film, consegna il premio alla famiglia Pardi. Prego. Allora, volevo ringraziare in modo particolare Pupi Avati, dire che Un matrimonio è una fiction che io ho ereditato dal mio predecessore, perché i tempi televisivi sono lunghi ed era una serie che era già stata messa in gestazione, e è una serie che corrisponde a quella che è l'attuale linea editoriale. Con Pupi Avati stiamo facendo un percorso, ed è un percorso in cui raccontare la contemporaneità e l'infanzia è il nostro particolare, diciamo, attenzione. Se posso, vorrei aggiungere ai ringraziamenti di Tinni altri ringraziamenti ai due vice direttori di Rai Fiction che ci hanno seguito sin dall'inizio di questa avventura, all'epoca appunto del Noce, che sono Luca Milano e Francesco Nardella, che hanno avuto un'importanza eccezionale nel portare avanti questo progetto. Sì, volevo raccontare come è cominciato Un matrimonio, non puoi proibirmelo. Io lo andai a raccontare a Sacca 6 anni fa. C'era Sacca? Sì. Allora ho detto, io vorrei raccontare, caro Agostino, la storia di un matrimonio che dura 50 anni. Ma allora un film in costume. Questa è stata la reazione. Cioè un matrimonio che dura 50 anni è qualcosa di totalmente anacronistico nell'oggi. Poi in realtà l'abbiamo raccontato attraverso loro e abbiamo avuto dei segnali di ritorno totalmente confortanti. Quindi c'è un paese che è dissonante nei riguardi di quello che raccontano i media. E questo premio, che io non conoscevo, che ho scoperto da quando so di dover venire, mi ha stupefatto e mi rallegro. Nel cinema noi un premio dei genitori, delle famiglie, coi figli che vengono a premiarci. Al Davide Donatello non ci sono le famiglie che vengono a premiare. È un premio assolutamente encomiabile ed apprezzabile ed esportabile.
e che dovrebbe veramente, come diceva Tini, incoraggiarci a dare ancora più forza a quella che è la responsabilità di un mezzo che veramente incontra il paese reale. Cioè non c'è nessuno strumento della comunicazione cinematografica o filmica che incontri il paese reale come la televisione. Il cinema non lo incontra più da molti anni, le sale cinematografiche sono quasi tutte chiuse o sono appannaggio di minoranze, di adolescenti nelle periferie più estreme. Ma il cinema, ma la televisione invece no. Ha questa opportunità di introdursi, lo sappiamo, dico cose che tutti sanno, però probabilmente quando la si fa non si avverte questa responsabilità. Che noi possiamo veramente, come cambiarono la vita dell'Italia, Scola, Monicelli, Lattuada, Antonioni, attraverso il cinema, quando il cinema era questo mezzo così affascinante, così seducente. Cosa ha fatto Sordi dell'Italia, come l'ha modificata? Ecco, noi oggi abbiamo questo strumento. Allora io, senza nessuna schizzinosità, da autore cinematografico un po' supponente, mi sono avvicinato a questo mezzo cercando di capire quelle che ne sono le regole, telefonando addirittura a alcuni miei colleghi chiedendo ma come si fa a fare la televisione? Poi non l'ho messo in pratica, caro Giacomo, perché mi hanno detto ma quando c'è una scala da fare devi fare tutto, ma non è vero, perché addirittura i ritmi televisivi oggi sono diventati brucianti. Cioè mentre la televisione, mentre il cinema, uno che ha pagato un biglietto è difficile che abbandoni la sala, se non veramente certe proposte indecenti. Ma con la televisione dove i primi 3 minuti se ne vanno, lo sapete bene, con queste curve indecenti che avete tutte le mattine, che sono veramente la pagella peggiore che dagli insegnanti peggiori, la fascia d'età, l'orario. Allora, noi caparbiamente vogliamo continuare invece a raccontare la parte buona della nostra esperienza. Io ho 75 anni, ne so molto della vita. Fra 6 giorni, fate un applauso, festeggio 50 anni. 50 anni di matrimonio e quindi ho da raccontare della vita più di tutti. E quindi diffidate dagli intellettuali, fidatevi da chi ha vissuto la vita veramente dal di dentro. Grazie. Grazie a Pupi Avati che ci regalerà un altro TV movie molto bello, molto importante, con la luce degli occhi, è questo il titolo? Sì, ma l'hai già visto, no? Abbiamo incominciato a girare ieri sera, ti sono arrivato? Sono appena iniziato. Ieri sera? Sì, no, affronta un tema che mi è caro e che ci è caro, vero? Che è il tema degli immigrati, che è il tema di questi bambini che arrivano dall'altro mondo, dall'inferno, e ci sono dei bambini che contrariamente ai nostri bambini hanno negli occhi veramente l'attesa, la speranza, e sono quelli che vinceranno, perché l'attesa e la speranza è difficilissimo tacitarle. Grazie. Grazie a Pupi Avati. Allora, finita la categoria della fiction, passiamo all'intrattenimento, un'altra categoria molto importante per la nostra TV. Vediamo a chi va la prima conchiglia Moige. Per aver fatto un giornalismo sano, che racconta l'attualità serenamente, senza ingigantire, senza esasperare, senza faziosità, esponendo i fatti con chiarezza e obiettività. Riceve il premio Conchiglia Moige. Sky TG24 pomeriggio. Trasmesso da Sky TG24. Trasmesso da Sky TG24. Ritirano il premio la conduttrice Paola Saluzzi, insieme alla curatrice del programma Giovanna Lio. Consegna il premio la famiglia Azzone. Allora, noi eravamo un po' sui carboni ardenti, perché in onda, quindi ecco, l'avete sentita. Allora, grazie per le parole, per il premio, perché il premio lo consegna una famiglia, perché questa è una medaglia d'oro e perché la nostra redazione in questo momento, come tutti i luoghi dove si lavora per l'informazione e al lavoro, perché noi cerchiamo di non
sopravanzare mai con il personale punto di vista la notizia in quanto tale, perché a volte dare le notizie è molto complesso. Oggi noi apriamo, come credo tutti coloro che si occupano di informazione, con il caso di Yara, con un uomo che ha sterminato la propria famiglia e poi è andato a vedere la partita di calcio. È facile? Non è. Questo premio va all'impegno dei ragazzi, dico ragazzi, e sono dei signori professionisti di Sky TG24. Noi siamo la somma di tutte le esperienze che facciamo, delle persone belle con le quali abbiamo lavorato, delle persone che ci permettono di conoscere, visto che qui c'è un trolley di premi da portare via, le storie di chi ha costruito il nostro paese, con i campioni con i quali, come il nostro Lucchetta, abbiamo condiviso delle fasi della vita. Tutto questo poi diventa quella capacità, forse, e lo spero, se il premio è arrivato, spero che sia tutto così, lavoro perché sia così, di saper raccontare le cose con grazia e con garbo. Abbiamo tutti un Julio Velasco, un Cesare Prandelli che fa sì che questa trasmissione possa essere premiata, è Giovanna Lio, che è il miglior capo che noi potessimo sperare di avere in una trasmissione come Sky TG24. Grazie. No, devo dire che questo premio mi stupisce un po', nel senso che noi siamo in onda dalle 15 alle 17 la famigerata fascia d'approfondimento, è una cosa complicatissima, su un quotidiano, 2 ore al giorno, ma soprattutto poi perché è vero, noi ci occupiamo di cronaca, stiamo dietro alle cose momento per momento, ma soprattutto da un po' di tempo a questa parte ci occupiamo di politica e abbiamo scoperto che si segue la politica, almeno per quello che risulta a noi, all'attenzione che danno a noi, i nostri, intendo telespettatori, sono tutti un po' presidente del consiglio, allenatori di calcio, non lo so. Ecco, quindi sorprendentemente abbiamo questo seguito, non so, io spero che possa arrivare anche ai più giovani questo sforzo che facciamo tutti i giorni, anche perché lo facciamo cercando, lo dico, di divertirci, si vede a cominciare dai nostri titoli, cerchiamo sempre di trovare qualcosa che sia un po' divertente, che sia anche un gioco, ecco. Prendersi sul serio sì, ma anche no. E quindi ci proviamo tutti i giorni, sì. E speriamo di piacergli ancora. Tranne quando faccio un errore, dovete vedere come mi dice di prendermi sul serio, insomma, è un allenatore in tutti i sensi questa signora, allenatore vero, e io colgo l'occasione, perché so che lei odia queste cose, per ringraziarla davanti a tutti. Grazie, grazie a tutti voi e buon lavoro al Moige, grazie infinite. Grazie a Paola Saluzzi, soprattutto per la sobrietà della sua conduzione. Allora, proseguiamo. Proseguiamo. Suspense per la prossima. Per essere riuscito ad inserirsi nella realtà italiana del lavoro in un momento di crisi economica, di precarietà, di incertezza per il futuro, gettando un ponte tra i manager e gli operai. Riceve il premio Conchiglia Moige il reality Boss in incognito trasmesso da Rai 2. Ritira il premio il direttore di Rai 2, Angelo Teodoli. Consegna il premio la famiglia Contino. Vi ringrazio, da come l'ha descritta sembrava una di quelle inchieste pesantissime, in realtà abbiamo voluto fare un intrattenimento che in qualche modo si inserisse dentro la famiglia attraverso le cose che normalmente la famiglia tratta, cioè il problema del lavoro è un problema che sia nel bene che nel male è centrale all'interno della famiglia, il papà, la mamma, i bambini, tutto quello. Quindi condiziona un po' anche la vita della famiglia, e questo rappresentarla in maniera tranquilla, rappresentando il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, è stata una cosa molto, veramente molto interessante. Peraltro Rai 2 ha il compito di fare l'innovazione di linguaggio, il docu-reality che senza di questo mondo rappresenta una di queste cose, tra le altre cose Rai 2 ha anche il compito difficilissimo di cercare il pubblico giovane con la dispersione su tutti i media, una cosa complicatissima.
Io direi che ho sentito una cosa della dottoressa Scala molto interessante, che penso sia necessario svilupparla, del lavoro che stiamo facendo anche noi, cioè quello di integrare i social con la televisione. Cioè la televisione è un grande stimolo, un grande volano per i social, e quindi è un grande volano per contattare il pubblico giovane. Quindi lo dico perché con The Voice abbiamo fatto una grandissima esperienza quest'anno, una grande presenza sui social, e vediamo che i social sono un vettore di educazione, quindi una televisione volano che riesce a convogliare gli interessi di chi partecipa ai social è un momento particolarmente importante per la modifica del rapporto tra giovani e media. Quindi spero che il prossimo anno ci sarà anche un premio per l'integrazione, diciamo, tra i media, che sicuramente sarà utile per le nuove generazioni. Ok, grazie. Grazie al direttore di Rai 2. Aspettiamo la seconda serie di Boss in Incognito in autunno. Ok. Allora, terza conchiglia Moige, sempre per l'intrattenimento.